Non vi nascondo che alla vigilia della sentenza prevale certo uno stato d'animo di paura, di tensione, perché chiaramente non vorresti mai ritrovarti faccia a faccia dopo qualche anno o magari essere ripagate le vite di Eligio e Giulia con degli anni, 10-15 anni, e poi ritrovarti l'assassino di tua sorella e tuo nipote faccia a faccia. Magari nella stessa città, o ancor peggio, prevale più la paura a dover affrontare, a difendere tua figlia o la tua famiglia da un assassino che potrebbe comunque ritornare a piede libero e quindi una giustizia mancata. Questa era la mia forte tensione, che anche se abbiamo sempre avuto fiducia nella giustizia, oggi questa fiducia è stata ripagata, chiaro, davanti all'evidenza, perché ci sono stati professionisti, medici legali e ognuno di loro ha fatto il proprio dovere, nel dettaglio. È chiaro che non ci ritroviamo ad additare persone o ad accusare, in questo caso l'assassino di mia sorella e di mio nipote, senza alcun motivo, perché comunque ripetiamo a dire, lui faceva parte della nostra famiglia e veniva trattato come un figlio, e quindi per noi non è una soddisfazione vederlo, in tutto questo colpevole. Anzi, per noi è stato un riaprirsi una ferita, perché purtroppo colui che mangiava nel nostro stesso piatto ci ha tolto un pezzo della nostra vita. Quindi è chiaro che lo stato d'animo alla vigilia della sentenza era un po'. Prevaleva più la paura di ritrovarsi in una situazione del genere, magari un faccia a faccia dopo qualche anno, e quindi che la legge non ci avrebbe tutelato. Invece devo dire che di fronte, davanti all'evidenza, e comunque non abbiamo sbagliato ad avere fiducia nella giustizia. La giustizia, è chiaro, c'è, ha dato un forte segnale.